Il Salone del Mobile è arrivato alla sua 62esima edizione, 25 anni di Salone Satellite che celebriamo con una bellissima mostra in triennale. Quest'anno abbiamo 1950 espositori, prevalentemente italiani, un 70%, ma un 30% di aziende straordinarie da 35 paesi del mondo. La superficie espositiva monoplanare copre circa 174.000 metri quadri, quindi tanti i chilometri, tante le cose da scoprire quest'anno al Salone del Mobile, che ha scelto come parola chiave la parola evoluzione, dove il design evolve, perché quello che vogliamo fare è, come facciamo da 62 edizioni, supportare innanzitutto le aziende nell'apertura ai mercati esteri, ma essere anche un motore attivo di quella che è l'evoluzione del design sui temi della sostenibilità, dell'inclusione, delle nuove tecnologie. Quest'anno abbiamo tantissime delegazioni da paesi come l'Arabia Saudita, abbiamo tantissimi visitatori dall'India. Questo anche grazie a un grandissimo lavoro di promozione del Salone del Mobile che abbiamo fatto negli scorsi mesi. Il rapporto con l'Arabia Saudita poi e con tutti i paesi del Golfo per noi è molto importante e sono stati tanti gli incontri nei mesi scorsi proprio per promuovere il Salone del Mobile in questi mercati, proprio perché in una situazione internazionale così complessa è molto importante supportare le aziende nel raggiungere mercati emergenti. L'India è una grandissima promessa che sta iniziando a concretizzarsi, per esempio. Il design italiano è molto apprezzato per la qualità che esprime, per la capacità di produrre prodotti che sono fatti per durare nel tempo, ma anche per questo valore immateriale, no? Del modo di vivere italiano, no? Si dice l'Italian way of living, che si traduce sia nelle residenze private che anche negli spazi pubblici, dai ristoranti agli hotel. E sicuramente il fatto che l'evento più importante al mondo, che è il Salone del Mobile per quanto riguarda il settore arredo design, si svolge a Milano, in Italia, contribuisce in modo molto forte a mantenere la centralità di questo settore così incredibile proprio qui in Italia. Il design italiano si trova ad affrontare delle sfide molto grandi, la sfida della sostenibilità, sulla quale siamo leader in Europa, sia per i materiali che utilizziamo, sia per la longevità dei nostri prodotti. Dobbiamo diventare sempre più bravi a comunicare questa cosa. E a Sorredo, che è l'associazione dei produttori italiani che io presiedo, ma anche la federazione, la Federlegno Arredo, in questo stanno facendo un lavoro importante anche a supporto delle piccole e medie imprese, che sono quelle che hanno bisogno di essere accompagnate in questa transizione verde, che oggi è un elemento distintivo per salvaguardare la reputazione del design made in Italy. C'è una transizione verde, c'è una transizione blu, che è quella che riguarda la tecnologia, l'intelligenza artificiale, che sta aprendo delle possibilità incredibili. È un settore come quello del Made in Italy e del design italiano, è un settore a forte innovazione e per questo l'intelligenza artificiale può essere da un lato un motore, no? Un turbo che diamo alla nostra industria, allo stesso tempo dobbiamo essere bravi a livello nazionale, europeo e internazionale a settare delle regole che tutelino la proprietà intellettuale e quindi il grande sforzo che le nostre aziende mettono nel creare innovazioni.